Un Ci sono delle domande? Posso fare una domanda? Sentite? Sì, 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 sì. Sentiamo. Buonasera Simone sì. Buonasera Simone. Eh, buonasera Pietro Martins Complimenti me perché me la siete giocata finché avete potuto cos'è cos mancato rispetto all'andata quando dopo tutto avevate perso per due palle inattive questa sera l'Atalanta è sembrata quasi sempre in controllo della situazione grazie sentite è cambiato che all'andata eravamo in casa nostra, loro allora erano, erano molto più chiusi e Abbiamo, abbiamo trovato due gol su Palline Attive, che sono una risorsa per noi, e abbiamo vinto la partita. Oggi loro dovevano vincere per forza. All'inizio hanno, hanno provato a, eh, a fare lo stesso gioco dell'andata, però poi dovevano vincere, quindi sono aperti un po'. Sono, abbiamo trovato gli spazi e poi è venuta fuori la nostra qualità. Συγχαρητήρια καταρχά για την νίκη και για την απόδοση. Τι άλλαξε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, το εντό έδρα για την Αταλάντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο εντό παιχνίδι ήμασταν λίγο πιο κλειστοί και στην αρχή του αποψινού παιχνιδιού προσπαθήσαμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο. Μετά όμω βρήκαμε του χώρου και μπορέσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μα. Άλλη ερώτηση. Sì, è Luca Bonzani ecco di Bergamo. Ciao Matteo, complimenti Ciao, per la grazie. partita. È stata una partita, anche insomma, una giornata complessa per tutto quello che è accaduto e come in una storia incredibile. Segnata una doppietta a Ruslan. Come avete vissuto questa giornata e la sua vicinanza, appunto, che è culminata quei due gol? Beh, sì, senza dubbio è stata una giornata particolare. Per, per come ci siamo svegliati tutti, abbiamo. Abbiamo provato a chiedere a Ruslan se sapesse qualcosa di più su, su quello che stava succedendo, se aveva notizie eh, dall'Ucraina e siamo, abbiamo cercato di stargli il più vicino possibile. Eh, poi il calcio è anche questo, sembra un segno del destino poi che faccia doppietta lui e si alzi la maglia e, e faccia vedere al mondo quello che aveva scritto sulla maglietta. Speriamo che, che si possa risolvere... Nel, nel migliore dei modi, il più presto possibile, però sono cose che purtroppo sono molto più grandi di noi. Η σημερινή μέρα θα λέγαμε ότι ήταν λίγο ιδιαίτερη σε σχέση και με τα τεκτενόμενα στη διεθνή σκηνή. Πώς αισθάνεστε εσείς για τη σημερινή μέρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι η μέρα αυτή είναι ιδιαίτερη σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε τον Ρουσλάν εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω από εμάς, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όμως η αλήθεια είναι πως όταν βάζεις την πλούζα όταν βάζει την εμφάνιση, τότε μπαίνει στο γήπεδο και παίζει. Ελπίζω το ζήτημα να επιληθεί πάρα πολύ γρήγορα, το ταχύτερο δυνατό, αλλά αυτά είναι πράγματα πολύ μεγαλύτερα από εμά. Un'ultima cosa, se posso, quanto pesa questa vittoria per rilanciarvi anche in <fixing> campionato <grey> dopo un periodo complicato, episodi, comunque risultati che non sono arrivati. Eh, pesa, pesa tantissimo. Lo sappiamo quanto, quanta forza può dare una partita del genere in campo, in campo europeo. Eh, vogliamo, vogliamo rialzarci con prestazioni che non sono arrivate in campionato, eh, un po' per, soprattutto per demeriti nostri, ma, ma non solo. Eh, e quindi spero che, che ci possa dare la forza giusta. Eh, abbiamo visto che, che il nostro gioco c'è, che, che sappiamo, sappiamo far girare la palla veloce e attaccare con più uomini ed è questo quello da cui dobbiamo ripartire. Πιστεύετε ότι αυτή η νίκη θα, και η πρόκριση κατά συνέπεια θα βαρύνει πάρα πολύ και θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ναι, αυτή η νίκη θα βαρύνει πάρα πολύ, γιατί θα μα δώσει την απαραίτητη δύναμη. Εμεί θέλουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση μέσα στο γήπεδο, θέλουμε να γυρνάμε την μπάλα με πολύ γρήγορο ρυθμό και θέλουμε να έχουμε περισσότερη επίθεση. Αυτό θα μα δώσει μεγάλη όθηση μετά από τη σημερινή νίκη. Ισόνα Αλντρομάντι, περφαβόρε. Perfetto. Grazie mille a tutti. Grazie.